tutti, amori miei, ben ritrovati come sempre alla mia cucinetta piccoletta, piccoletta ma piena d'amore. Come state, cuccioli? Oggi andiamo a fare, sempre sull'ondata della praticità con l'unicità della sazionalità, andiamo a fare un piatto che in 5 minuti è pronto, costa poco e super buono. Pasta ricotta e pecorino. Vedete come la faccio io e mangerete solo questa, oltre a tutte le altre che ho fatto io. Per questa ricetta qui serve soltanto ricotta e pecorino e basta, non serve nient'altro. Molti dicono che la pasta con la ricotta risulta molto asciutta, molto compatta. Noi oggi faremo una pasta ricotta e pecorino con una crema bella liscia che non rimane qui in gola e non disgusta. Vi farò vedere il metodo più adatto e semplice per tutti per fare questo piatto di pasta al top. Allora, prima di tutto butto la pasta in acqua e così ci siamo, perché ci vuole più per fare la pasta che per fare la salsa, no? Poi andiamo dentro una ciotolina a parte non sul fuoco, è a freddo così. Mettiamo un po' della nostra ricottella, eccola qui, all'incirca 100-150 grammi a porzione di pasta. Adesso una bella manciata di pecorino grattugiato fresco, così. Facciamo anche qui un 20-30 grammi a porzione, perché si deve sentire e deve dare il sapore giusto. Ecco qui, più 20 che 30. Io ci butto anche una bella grattata di pepe, perché mi ci piace, ma quella opzionale, non è obbligatoria. Poi, aiutandomi con un po' di acqua di cottura della pasta, la vado a mettere dentro e con una frusta inizio a sciogliere piano piano il tutto, fino proprio ad ottenere una crema liscia. Questo lo faccio perché molti, tantissimi, mettono la ricotta dopo che avete scolato la pasta, no? Tutti quanti, dopo che hanno scolato la pasta, mettono la ricotta, ma poi è ovvio che rimane secca e non ce la fate più a mandarla giù. Con questo metodo qui, pochi secondi ed ecco a voi la crema di ricotta. Fatela molto liquida perché questa tende poi ad asciugarsi, quindi io metterò un altro pochino di acqua dentro così e continuerò a far sciogliere ricotta e pecorino molto molto bene. Con una salsa così non potete sbagliare assolutamente. Questa è una pasta della Madonna. Allora, adesso la pasta c'è, è pronta. La passiamo dall'acqua alla salsa direttamente, così, senza pensarci. E si inizia a mescolare, mescolare, mescolare. Sentite questo rumore? Questo è il rumore della goduria. Questo è il rumore della goduria. Pochi secondi e guardate qua. Madonna mia, Madonna mia. Questo rumore è il rumore della pasta ricotta. È meravigliosa, meravigliosa. Ripeto, se si asciuga troppo, aggiungete un goccino di acqua. Questa per me va più che bene. Dovete calcolare i tempi di impiattamento e quando lo portate a tavola, quindi calcolate tutto quanto. Io questa me la vado a impiattare e vediamo. Mamma mia, che odore che viene su, mamma mia. Ma che c'è di più buono di queste cose qui tradizionali, ragazzi? Che c'è? Non c'è niente. Mamma santa. Guardate qua, guardate qua. Guardate che goduria. Ora vi fa godere. Guardate qua. Mamma mia, qui ci do un'altra grattatina appena appena di pepe e ci siamo. Amori miei, guardatela qua, pasta, ricotta e pecorino. Adesso ditemi che questo è un piatto secco. Voi state fuori. Amori miei, io adesso devo assaggiare quello che abbiamo fatto, no? Perché guardate, Madonna mia, guardate qua che pasta. È meravigliosa. Chi dice che pasta
Pasta ricotta è secca, dovrebbe essere già questa perché guardate qua, cremosità stupenda, sole della Madonna, tutto azzurro, sembra primavera a dicembre, è fantastico. Più lo mastichi e più senti il sapore dentro al palato, masticare piano piano. Per sentire tutti i sapori, in questo caso tre, la ricotta, il pecorino e il pepe. È meravigliosamente buona. Io vi consiglio di provarla. Mi raccomando, non mancate questo appuntamento. Andate sul mio blog, vedete questa e altre ricette sul mio canale, condividete come se non ci fossero domani. Io vi ringrazio e continuo a mangiare. Ciao!